Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la 02 5.8G VTX analogica della BetFPV. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la VTX, un'antenna unidirezionale, un cavo per il collegamento e i gommini per fissarla al frame. Come lascia intuire la forma, stiamo parlando di una VTX pensata per i toothpick, in quanto le schede di questo tipo vanno ruotate di 45 gradi. I fori di fissaggio quindi sono distanti tra loro 26 mm. Inoltre questa A02 è costruita in modo che l'antenna e i cavi per il collegamento vengano agevolmente messi nella parte posteriore. Per quanto riguarda l'antenna, abbiamo una BetFPV AIR con polarizzazione RHCP. Il connettore è un MMCX. Di solito con le VTX ci vengono date delle antenne lineari che non sono un granché. È positivo il fatto che BetFPV abbia incluso un'antenna Omni, che comunque alla fine ha anche un suo costo e ci risparmia il fatto di doverla comprare dopo. Il peso della VTX è di 5.8 grammi, che diventano 8 con antenna e cavi per il collegamento. Vediamo ora le specifiche di questa BetFPV A02. I canali sono 37, divisi nelle bande A, B, E, Fatshark e Race Band. La potenza si può regolare e possiamo scegliere tra 25, 200, 500 e 800 mW. Abbiamo anche il Pit Mode che porta la potenza della VTX a solo 1 mW. In questo modo quando siamo in gara possiamo regolare la frequenza della VTX senza creare interferenze agli altri piloti. Possiamo alimentare questa VTX con un input compreso tra 7 e 35 V, quindi si può collegare direttamente anche ad una LiPo 6 celle. Per quanto riguarda la modifica delle impostazioni, queste possono essere fatte tutte tramite protocollo Smart Audio. La VTX ha un microfono integrato, in questo modo potremo sentire l'audio dei motori sia in cuffia che nei filmati DVR. Come notiamo, la A02 ha un guscio in metallo. Questa è una cosa che piano piano sta scomparendo, ma il fatto che ci sia è buono perché potrebbe proteggere la VTX dalle interferenze e quindi mandare un segnale più pulito. Per quanto riguarda i collegamenti, possiamo scegliere se usare il connettore che ci viene fornito in dotazione o saldare i fili direttamente nella scheda. Inoltre notiamo in questa parte bassa i pad CAM, 5V e GND. Questi servono per collegare la videocamera FPV qualora preferiate alimentarla da VTX piuttosto che direttamente dal flight controller. Su questo lato abbiamo il tasto SV e due LED. Questo tasto serve per mettere la VTX in Pit Mode, premendolo velocemente 2 volte. Per togliere il Pit basta premerlo nuovamente 2 volte. Il tasto SV non ha altre funzioni, per cambiare banda, canale e potenza dobbiamo usare l'OSD di Betaflight. Per quanto riguarda i LED, ci indicano frequenza e potenza a seconda del colore e di come lampeggiano. All'occorrenza potete seguire questo schema, ma visto che queste cose si configurano dall'OSD di Betaflight, verificare lo status dei LED non è una cosa essenziale. Ora vediamo più da vicino i collegamenti della VTX. Il cavo SV ha la stessa funzione del tasto, quindi serve per mettere e togliere il Pit Mode. Se vogliamo possiamo associarlo ad una switch del radiocomando, digitando delle stringhe via CLI. Dopo vi faccio vedere come fare. A mio parere però è una cosa troppo macchinosa, in quanto si tratta di rimappare un pad ed assegnargli una nuova funzione. Io sinceramente taglierei il cavo SV senza pensarci 2 volte. GND e DC sono per l'alimentazione, che come abbiamo detto può essere compresa tra 7 e 35 V. CAM è il cavo segnale della videocamera e andrà collegato nel pad VIN del flight controller. Usate il cavo CAM solo se avete collegato la videocamera in questi pad. Se invece avete collegato la videocamera direttamente nell'FC, potete togliere il cavo CAM da questo connettore. VTX è il cavo segnale e andrà collegato nel pad VOUT del flight controller. SA è il cavo Smart Audio, questo andrà collegato su un TX libero del flight controller. Ok, ci siamo, ho fatto tutti i collegamenti sulla scheda. Vi faccio notare come ho collegato il cavo SV nel pad T1 che andrà rimappato e il cavo SA nel T4 che corrisponde al TX della WART 4. A questo punto posso avviare Betaflight per configurare la VTX. La prima cosa da fare è andare in Ports e attivare VTX TBS Smart Audio nella WART dove abbiamo collegato il cavo SA. Io ho usato il TX4, quindi lo attivo nella riga della WART 4.
Adesso bisogna caricare la VTX Table. Se vi serve la trovate in questo sito già compilata, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo qui per scaricarla. A questo punto apriamo il file e copiamo tutto il testo. Ritorniamo nel tab CLI di Betaflight e incolliamo. Quindi premiamo Enter. Ok, la VTX Table è caricata. Ora vi faccio vedere come configurare il tasto SV su switch del radiocomando. Andiamo su Betaflight e nel tab CLI digitiamo Resource. Questo procedimento riprende la logica del remapping, quindi potete usare qualsiasi pad TX, RX, LED, PPM o motore se ne avete più di 4. Io ho usato il TX1, quindi individuo la riga Resource Serial TX1. Come vedete alla fine c'è un codice che ci servirà più avanti, quindi ne prendo nota. Nel mio caso è A09, voi probabilmente avrete qualcos'altro. Ora libero la risorsa per poterla riassegnare alla switch, quindi digito Resource Serial TX1 Non e premo invio. La parte Serial TX1 è relativa al pad che ho usato io, voi qui inserite quello che avete scelto, che potrebbe essere un altro TX, RX o qualcos'altro. Adesso digito Set Pinio Box uguale 40 e premo invio. Poi scrivo AUX 2, 40, 2, 1600, 2100, 0 e premo ancora invio. Quindi digito Resource Pinio 1 A09 e premo invio. Nella parte A09 ho digitato il codice che avevo trovato in precedenza. Voi qui al posto di A09 dovete digitare il vostro codice, relativo alla risorsa che avete usato per collegare il cavo SV. Ok, a questo punto ho finito. Digito Save e premo invio. Andiamo nel tab Mode e come vedete è comparsa la voce User 1. Qui dobbiamo assegnare la switch che vogliamo usare per il Pit Mode. Di default è impostata quella che corrisponde all'AUX 3, ma volendo si può anche cambiare. Ok, su Betaflight abbiamo finito. A questo punto il tasto SV è clonato nell'interruttore della radio e per usarlo dobbiamo simulare la stessa sequenza che si fa col tasto fisico. Perciò se voglio attivare il Pit Mode mando velocemente due volte la switch verso l'alto e la riporto in posizione. Per disattivarlo la sequenza è sempre la stessa. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e bisogna dire che l'A02 risulta un prodotto molto interessante per chi è alla ricerca di una VTX classe Toothpick. Infatti le VTX per questo tipo di droni di solito non sono un granché, in quanto propongono potenze intorno ai 300-350 mW massimo. Per un Toothpick queste potenze sono anche sufficienti, ma nell'ottica di volerne assemblare uno da 4-5 pollici, avere dei milliwatt extra è una cosa che può tornare sicuramente comoda. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della BetaFPV A02. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.